Adesso vediamo riso mantecato all'olio d'oliva con filetti di pesce persico. Gli ingredienti sono farina, cipolla, riso, filetti di pesce persico, salvia, olio, sale e pepe, vino bianco e poi naturalmente un brodo già preparato, un fumetto di pesce o un brodo di pesce come volete, naturalmente che noi abbiamo dovuto preparare prima per poter filettare i persici e con le carcasse praticamente confezionare il brodo. Allora, iniziamo. Ecco, scaldiamo la casseruola con un goccio d'olio. Aggiungiamo poca cipolla. Non scaldiamo troppo per non far friggere naturalmente la cipolla, altrimenti poi ce la ritroviamo scura in mezzo al riso. Teniamo il fuoco piuttosto basso, mescoliamo così da non farle prendere colore. Aggiungiamo un po' di riso. Facciamo insaporire, tostare leggermente, pochi istanti basteranno. Io uso per fare questo riso un semifino padano, dopo vi spiegherò perché preferisco un riso a grana piccola. Ecco, bagniamo con un po' di vino bianco. Facciamo asciugare. E a questo punto aggiungiamo il brodo ben caldo. Possiamo aggiungerlo all'incirca tutto in una volta o altrimenti, come usano molti, poco per volta, non fa nessuna differenza. Ecco. E cuociamo per circa 17-18 minuti. Ecco, il riso è quasi pronto. Davide, se vuoi iniziare a fare i filetti di pesce persico? Sì. Abbiamo una padella calda. Ecco, un attimo, scusa. Lasciamo riposare un attimo. Aggiungiamo un goccio d'olio. Ecco, ricordatevi, durante la cottura, quando aggiungete il brodo, può essere che il brodo non sia abbastanza caldo, per cui se rimestate aspettate che riprenda bollore, perché altrimenti se aggiungete il brodo che cioè se mescolate che il brodo non ha ripreso a bollire, il riso si rompe. I piemontesi questo lo sanno bene. Intanto Davide fa passare i filetti di pesce persico nella farina. Ecco, scalda l'olio nella padella. Saliamo leggermente. Poco di pepe. Pepe bianco macinato. La salvia. Aggiungiamo due foglie di salvia. Mettene un paio intero, Davide, scusami. Ecco. Ecco, fate attenzione alla cottura naturalmente, perché deve essere veloce, perché cuoce, vedete che è sottile e piccolo, per cui cuoce in un istante. È sempre bene cuocerlo poco, perché altrimenti distruggete tutto il contenuto e rimane una cosa asciutta e secca. Ecco, intanto il riso va sempre fatto riposare un attimo quando si è finito di cuocere, come tutte qualsiasi cosa che ha preso diciamo un colpo di calore, se così possiamo dire, si deve far riposare, far rilassare e si manteca anche meglio. Sei pronto? Ecco, io amo anche il riso piuttosto blando per questo tipo di piatto.
invece farlo scorrere lungo il piatto a velo, come dico io, su, sul quale andiamo poi a mettere i filetti di pesce. Infatti ho usato anche un riso a grana piccola che prediligo. Ecco, grazie. Ho recuperato anche la salvia che, come vedete, rimane un po' croccante. Ecco, e terminiamo. Ecco, il piatto è pronto. Riso mantecato all'olio di oliva con filetti di pesce persico. Ingredienti per 4 persone. 600 g di filetti di pesce persico, 400 g di riso semifino padano, 5 centilitri di olio di oliva, 50 g di cipolla, 12 foglie di salvia, 2 litri di brodo di pesce, 5 decilitri di vino bianco, farina quanto basta, pepe bianco e sale.